Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita a questa mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Donaci, o Padre, di uniformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto ci protegga e ci salvi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsaba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai vostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona e a stare lontani da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti loderò fra i popoli, Signore. Ti loderò fra i popoli, Signore. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore. Svegliatevi, arpe e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore. Ti loderò fra i popoli, Signore. A te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ti loderò fra i popoli, Signore. Alleluia. Ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.
Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Ieri nella festa di San Mattia Apostolo abbiamo ascoltato la stessa pagina di Vangelo. Ascoltandola, andandola a rivedere, certe pagine non sono come le nostre parole, sembrano che le abbiamo udite e le abbiamo già dette, quindi ci stanchiamo. La parola del Signore non dovrebbe mai stancarci. È una lettera, dice la prima lettura, e quando si è letta, quando lebbero la lettera, dice, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Ed la parola di Dio è sempre novità. Non dobbiamo mai fermarci nel dire l'ho ascoltata ieri. Quindi non c'ho niente da trarre come messaggio. La parola di Dio oggi è la sua parola che viene a noi, come ci fa gioire il buongiorno che ci diciamo, può essere ripetuto, ma è qualcosa che viene da Dio. Quindi la lettera della prima lettura infonde incoraggiamento alla prima comunità degli apostoli, radunata nel primo concilio, dice così la prima lettura. Una lettura quindi che reca conforto, incoraggiamento. Questo è il Vangelo. Il Vangelo non può essere diversamente che una lieta notizia. Evangelo, la traduzione significa buona notizia. E noi stiamo qua a leggere quello che costantemente in tutti i giorni dell'anno, anche nella Quaresima, anche nei tempi forti, anche nelle messe delle celebrazioni dei funerali, noi leggiamo la buona notizia, non leggiamo le cattive notizie, parliamo della morte fino a se stesso. Il Vangelo significa buona novella, buona notizia. Questo mettiamocelo nel cuore, nella mente, nell'anima, è il Vangelo. Lo Spirito Santo è sempre l'autore di tutto ciò che noi facciamo. E negli Atti degli Apostoli c'è la continua presenza. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo in noi, sembra che questa presenza dello Spirito sia quasi una persona che si rende visibile, ma invece si rende di aiuto, di conforto nella comunità dei discepoli, che devono avere un discernimento e dire quali siano le norme, le regole. Ecco, il primo concilio, noi siamo abituati a sentire il Concilio Vaticano II, che è stato negli anni di Papa Giovanni XXIII, l'ha iniziato lui, poi l'ha finito Paolo VI. Ebbene, il primo concilio non aveva tutta quella bardatura che è arrivata fino ai nostri tempi. Il primo concilio si sono radunati nella Chiesa per radunare argomenti per loro importanti, quelle note che vengono dette, farete bene, farete cosa buona, stare lontani da queste cose, sono inerenti al tempo. A noi ci viene detto nella Chiesa qual è la cosa più bella da fare. È il Vangelo. Ce lo dice quest'oggi, ce lo dice ancora. Il Vangelo finisce con una nota
pressante, se volete, è una nota che continua a ricadere sulle nostre povertà, che non riusciamo mai ad allargarci nella visione più bella di queste parole. Amate come io ho amato voi. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. E il paragone del nostro amore non è l'amore che io ho per voi. Il mio amore fallisce, il mio amore è dettato dalla simpatia. L'amore che noi abbiamo umanamente è dettato da tutti quelli che sono i nostri filtri. L'amore che invece ci suggerisce Gesù è donato da Lui, che si è donato fino alla fine, si è consumato. Oggi la Chiesa nel venerdì, ricordandolo sempre, il venerdì è l'atto supremo dell'amore, è la croce che dobbiamo scalfirci nella mente e nel cuore. L'amore trova la donazione totale della croce. Come io ho amato voi, fino a lavare i piedi, fino a dare me stesso. Non c'è cosa più bella, dice, dare la vita per i propri amici. Noi lo diciamo così, per te dare la vita, Gesù l'ha fatto veramente. Gesù l'ha fatto questo qua. Ecco che cos'è l'Eucaristia, che cos'è questo radunarci, la comunità dell'amore. Quante volte invece di rappresentare l'amore nelle chiese rappresentiamo antipatie, giudizi, perversità, anche quando ci raduniamo insieme, nelle nostre chiese prevalgono sentimenti di sopraffazione, di giudizio, di condanna. Siamo seduti negli stessi banchi, fra poco ci distanzieremo da un metro, ma che cosa succede tante volte? Vorremmo stare io qua e un altro chissà dove, perché non vorremmo vederci. Ecco, invece di stare ci chiede un amore più totale, cosa che ci viene difficile alcune in tante occasioni. La comunità cristiana è fatta di persone che amano e diffondono la pace. Tornando alla prima lettura, vedete, se noi doniamo messaggi positivi, non turbiamo gli animi degli altri. Gesù è venuto non per turbarci l'animo e per inquietarci. Chi ci dice parole che ci inquietano non viene da Dio. Ecco perché mi disse voi, gli apostoli, quindi hanno ascoltato la comunità di Antiochia, di Siria, abbiamo saputo che alcuni sono venuti ai quali non avevamo dato nessun incarico. Sono venuti così, l'occhio, poi hanno detto chissà che. Sono venuti a turbarvi con discorsi che vi hanno sconvolti i vostri animi, Allora, che messaggio prendiamo? Chi ci inquieta, chi ci fa star male, non viene da Dio. Chi ci dice qualcosa che ci ferisce nel profondo dell'animo è un angelo, è quello con la coda. E sappiamo che quelli con la coda appartengono all'altro che ci inquieta. E lo conosciamo, è il diavolo, è il male che c'è nelle comunità, anche si annida nelle nostre adoranze. Non sia turbato il vostro cuore, ce lo dice Gesù, ce l'ha detto, non sia turbato. Cristo è amico tuo, è amico mio. C'è la vera amicizia che dobbiamo continuare a coltivare, quella col Signore. Amico che ha dato la vita per te, per me. Non servi, non paura dobbiamo avere. Non vi chiamo più servi, non vi chiamo più distanti da me, ma vi ho chiamato amici. E se vogliamo essere amici del Signore, facciamoci amici anche coloro che sono stati amici del Signore. E l'amicizia di Maria non è soltanto di sangue. Noi possiamo essere amiconi con mamma, papà, possiamo essere, ci vogliamo bene e siamo amici anche in questo senso. Cristo e Maria sono stati certi amici, e hanno insieme calcolato tante cose, ma la Madonna rimane la madre, ha ascoltato queste parole. Ecco, amici si sono sentiti perché sono stati amati. Nella cerchia di Gesù ci sono i santi che noi abbiamo nelle chiese, e li invochiamo perché hanno capito più di quanto comprendiamo noi. Fratelli e sorelle, con la confidenza proprio dei figli, degli amici, e
e la più viva gratitudine per essere chiamati a condividere col Figlio i segreti del cuore del Padre. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Meravigliosa, Signore, è la creatività del tuo amore. Dalle nostre spalle hai tolto il peso delle prescrizioni dell'antica legge, perché portassimo solo il dolce gioco del comandamento nuovo datoci da tuo Figlio, in cui si compendono tutti i comandamenti. Non permetterci mai di scuoterlo da noi. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il folle amore che ti lega all'umanità, vuoi riconciliare con te ogni uomo. Rendi alacri i passi dell'annunziatore del Vangelo, perché tutti possano accogliere il dono della tua paternità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dirata, Signore, le tenebre dell'orgoglio e dell'incredulità, degli orizzonti della scienza e della cultura. La verità rende libero il cuore di ogni ricercatore, perché esulti nel riconoscerti Creatore e Signore dell'universo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tu, che rivestendoli di bellezza, fai palpitare di letizia prati, monti e colline, ridona la gioia ai cuori inariditi e affranti, perché ti possono lodare esultanti nella rinnovata giovinezza dello Spirito. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Presentiamoci con le nostre povertà, ma anche con la gioia di appartenere a Cristo, di sentirci ed essere chiamati Suoi amici, collaboratori nella sua gioia nel mondo, per noi, per qui e per i nostri fratelli. Fidiamoci la Madonna e i Santi, con fiducia. Padre Santo, che ci chiami a fare della vita un dono gioioso ai fratelli, fa che sperimentiamo quanto sia vero che tu, gloria, che tua gloria è l'uomo vivente. Per lo stesso Cristo, Signore nostro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Guarda questo offerta, guarda noi, Signore. Spirituale, il tuo servo Gesù, unico sacrificio, a te gradito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Il Signore sia con noi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza
proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, sacrificato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero della pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatelo, che questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua volontà. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza. A compiere il servizio sacerdotale ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, Pasqualino e Giuseppe, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i deboli che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parto e la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidate dallo Spirito di Gesù, illuminati la sapienza del suo Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci,
O Signore, da tutti noi, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento che ci inquieta, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona la unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Corpo e il sangue di Cristo, e che in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e sono salvata. Sangue di Cristo, questo discorso. Signore, in questo sacramento che ci hai donato, nella tua presenza spirituale, donaci ancora quel frutto che ci unisce a te, l'amore, per intercessione di Maria. Donaci attraverso il tuo spirito di essere inquieti fin quando non abbiamo dentro di noi. Togli da noi quell'odio, quella negatività che ci allontana da te. Non ci fa stare in comunione né con te e né con i fratelli. Comunione non la sia questo legame profondo con te, in modo quasi viscerale, forte. Preghiamo. O Dio che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua. Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Facciamo la breve preghiera al Santo. Ottavo giorno. Amabilissimo San Pasquale, quando la vostra vita fosse votata al Signore, ben egli lo fece conoscere col manifestarvi il giorno e l'ora della vostra preziosa morte, con l'operare tanti prodigi e dispensare innumerevoli grazie per i meriti vostri a favore dei devoti che alla vostra protezione ricorrevano. Fate godere anche a noi i benefici influssi della vostra potente intercessione, ottenendoci dal Signore quelle grazie che ci sono necessarie per adempiere i nostri doveri verso Dio e verso il prossimo, e conseguire così l'eterna ricompensa promessa nel cielo
a chi osserva interamente la divina luce. Così sia. Domani, sabato, la messa è già festiva della domenica, facciamo tutte le letture della domenica, però la messa del santo, qui visto che domenica è la festa di San Pasquale, lo preghiamo poi più intensamente domani sera. Buonasera a tutti. Ti salutiamo, Vergine colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi, Maria, prega per i figli.